Ciao ragazzi e bentornati. La politica italiana è nota per la sua assurdità, la sua capacità nel causare imbarazzo e per deludere i propri elettori, ma non si è mai abbastanza coscienti. Proprio quando pensi di aver raggiunto l'apice del disagio istituzionale, arriva Aboubakar Soumahoro, il sindacalista di origine ivoriana, recentemente eletto alla Camera dei Deputati per i Verdi e Sinistra Italiana. Cosa avrebbe fatto l'eroe dei braccianti? Colui che ha portato nel mainstream il dibattito delle condizioni lavorative dei clandestini nel settore primario? Beh, secondo la giustizia niente, ma la sua immagine mediatica ha subito un colpo fortissimo dopo che la suocera e la moglie sono state coinvolte in un'indagine per evasione fiscale e mancato pagamento dei loro dipendenti. Quando Soumahoro è stato accusato di essere stato in qualche modo a conoscenza delle pratiche della compagna, ha minacciato querele, fatto un video in cui partiva piangendo per poi assumere un tono aggressivo in un modo fabbricato e formulato e poi si è autosospeso in Parlamento. L'autosospensione è una pratica non riconosciuta dal regolamento della Camera e non dispone di un vero e proprio effetto concreto, visto che Soumahoro, per quanto appartenga al gruppo di Bonelli e Fratoianni, non è tesserato ai Verdi o a Sinistra Italiana, quindi non può essere espulso. Per quanto non ci siano prove del coinvolgimento del fondatore della Lega Braccianti in alcuna attività illecita, la sua risposta è risultata allarmante nei toni, come se avesse veramente qualcosa da nascondere. A prescindere dai fatti giuridici, negli ultimi giorni molti collaboratori di Soumahoro si sono fatti avanti per raccontare le loro esperienze. Queste erano persone che lo hanno accompagnato nei suoi viaggi e sostenuto la sua campagna mediatica che metteva alla luce un problema vero, grave e da troppo tempo ignorato dai giornali. Ma le testimonianze non sono molto positive. Non è la prima volta che parlo di Soumahoro sul mio canale, il mio primo video su di lui risale a circa un anno fa e viste le ultime notizie mi è sembrato il caso di riproporvi la questione. Ma prima di andare subito al sodo, mi sembra giusto contestualizzare e raccontarvi brevemente la sua storia. Ricordatevi di mettere mi piace e di iscrivervi al canale se siete nuovi e direi di iniziare. Soumahoro nasce nel 1980 in Costa d'Avorio e si trasferisce in Italia nel 1999. Proprio come molti giovani della sua età e del suo contesto sociale, la sua prima esperienza lavorativa è stata nei campi in condizioni pietose, esperienza che lo ha motivato ad entrare in politica. Nel 2010 si laurea in sociologia a Napoli e poco dopo si unisce a un sindacato. Il suo primo assaggio di fama arriverà nel 2018 con la sua partecipazione in diretta sul programma di dibattito televisivo Propaganda Live. Lì ha parlato pubblicamente della precarietà del settore di cui si occupava e delle drastiche condizioni dei lavoratori. I contadini e i proprietari terrieri locali, quando è il momento di raccogliere frutta e verdura da vendere, si rivolgono a degli intermediari, i caporati, figure molto influenti, spesso associate alla criminalità organizzata, che recuperano braccianti a poco prezzo nei campi appositi. Questi lavoratori vengono pagati dai 2-3 euro all'ora, spesso vivono senza documenti, in capannoni abusivi e l'unico modo per loro di guadagnare e lavorando a chiamata per queste persone. Parlando apertamente di questo fenomeno, Soumahoro ha messo in moto un lento processo di informazione e accorgimento da parte del pubblico e delle istituzioni e qualcosa stava iniziando a muoversi, soprattutto nei governi Conte. Nel giugno 2020 l'attivista sindacale si era incatenato a Piazza Montecitorio per chiedere al premier un piano contro gli infortuni sul lavoro e la patente del cibo per i braccianti. Lo sciopero della fame attirò l'attenzione dell'attuale leader nel movimento 5 Stelle e dopo diverse ore è riuscito ad avere un incontro con lui, chiedendo così al governo di affrontare finalmente la questione. La discussione non andò per niente male, qualcosina fu implementata, ma niente di serio. Il sindacato nei mesi seguenti si farà conoscere nelle zone dove il fenomeno dello sfruttamento era più comune, come nel Foggiano e nell'Avellinese. Soumahoro divenne piano piano una sorta di figurehead, un rappresentante dei lavoratori invisibili senza diritti. Alle ultime elezioni si è candidato con la coalizione di centro-sinistra, vincendo un seggio proporzionale nel gruppo dei Verdi e di Sinistra Italiana. In una delle prime sedute come deputato, Soumahoro ha indossato degli stivali sporchi di fango che solitamente indosserebbe un bracciante, come simbolo di solidarietà e vicinanza e per mostrare alle vittime dei caporati che non erano soli e che la loro voce sarebbe stata ascoltata. Ma la fiaba è durata veramente poco. Qualche mese fa la procura di Latina ha fatto partire un'indagine nei confronti della moglie e la suocera su delle presunte irregolarità amministrative che sarebbero avvenute nelle cooperative da loro gestite. In particolare, molti dipendenti dicono di non essere stati pagati.
Citando l'ANSA, i fondi ottenuti in 20 anni di attività dalla Kiribu e consorzio Hyde superano i 60 milioni di euro. All'attenzione di chi indaga sarebbero arrivate anche alcune segnalazioni alla gestione del progetto Perla, che puntava a combattere il fenomeno del caporalato. Anche in questo caso alcuni lavoratori avrebbero lamentato il mancato pagamento di stipendi, tutti elementi che dovranno essere analizzati ora dagli inquirenti. Dal racconto di chi ha lavorato per le COP e che in attesa di soldi mai avuti emergono dubbi e perplessità sulla gestione. La famiglia al completo si è dedicata virtualmente all'aiuto delle persone, ma in realtà quello che pensiamo noi lavoratori è che siamo stati presi in giro, spiega un impiegato che vuole restare anonimo. Quando ho visto Abubakar nel video e tutto quello che ha detto mi è venuto da ridere. Non può dire che non ha visto, non ha sentito e non era parte della situazione. Da altri giornali più di parte, invece, Libero racconta della testimonianza del responsabile della Caritas di Foggia, Don Andrea Pupilla, il quale ha commentato come Somauro non è mai andato con gli stivali nel fango, se non per farci dei video da postare sul web. Il prete avrebbe inoltre scritto a Fratoianni per avvertirlo dell'errore di candidarlo. Il leader di sinistra italiana ha voluto mettere molta distanza tra il suo partito e la figura di Somauro, ma ha anche dichiarato di non pentirsi della mossa. Dopotutto il sindacalista ai tempi era molto popolare e rinunciare al suo nome in lista avrebbe potuto costare parecchi voti all'alleanza. Non è solo la destra a lanciare fango sulla sua figura. Il programma Mediaset Striscia la Notizia ha dato un servizio dove venivano intervistati ex collaboratori che parlavano di come Somauro desse 50 euro a ogni bracciante per farsi i selfie con lui e per apparire nei suoi video. Anche Il Domani ha pubblicato qualche giorno fa un articolo in cui diceva sostanzialmente che qualcosa non quadrava con la versione che l'attivista aveva dato sul programma di Piazza Pulita negli ultimi giorni. Metterò il link in descrizione per chi volesse approfondire. Non vi nascondo che ci sono rimasto male, non da elettore ma da lettore e osservatore. Per quanto non condivida molto con Somauro, mi sembrava una cosa giusta e onorevole che qualcuno si prendesse la responsabilità di parlare di questo problema, che include anche i macro temi dell'immigrazione e la mafia. Ma ora che è emerso che Somauro potrebbe non essere la persona che ci aspettavamo, ho paura per il futuro degli invisibili che gli avevano dato fiducia. Solitamente adoro questo tipo di storie rise and fall nella politica italiana, ma oggi vi racconto questa vicenda con dispiacere, perché a differenza del grillo o del pillon di turno, c'è molta gente che potrebbe soffrirne le conseguenze di questa triste storia. Non vivo di assoluti, magari veramente tutto questo è stata una serie di malintesi, una classica gogna mediatica, ma una cosa è certa, Somauro l'ha gestita malissimo e sarà dura uscirne. Già molti volti influenti della sinistra gli hanno voltato le spalle. Detto questo, vi ringrazio per aver guardato, date un'occhiata al Discord e Subscribestar se volete sostenermi, mettete mi piace se avete gradito il mio take sulla situazione e fatemi sapere nei commenti che ne pensate di Somauro. Ci vediamo la prossima volta.